a questo punto potrei dire iniziando, per fortuna che si vota a Sant'Agata. Dite perché? Perché vediamo le strade pulite, staccionate rifatte, tutto in movimento. Io farei un referendum particolare per Sant'Agata di Puglia di votare ogni 2 anni. Cosa ne pensate? Cosa ne pensate? Questa è una bella idea. Tutta la gente cordiale, la prima fase della campagna elettorale, buongiorno, buonasera, tutti che si avvicinano, tutti cordiali, sembra di stare in un paradiso e questo fa piacere. Poi viene la seconda fase, quella più brutta diciamo, dopo uscite le liste, veniamo in piazza, soprattutto noi del Sant'Agata nel cuore, non guardate più in faccia da alcuni amici, e questo non va bene. È una cosa che mi sta facendo molto male, perché sono degli amici e non salutano più come una volta. Io voglio dire solo una cosa. Vorrei aprire questa campagna elettorale dicendo a tutti, di non usare questi metodi. A questi signori qua sopra, quelli che ci comandano, ancora per un poco, speriamo che se ne vadano per sempre, di non ricattare la gente, di non ricattare. E questa volta noi, da parte nostra, i telefoni nelle sedi, nelle sezioni non li faremo, nelle cabine elettorali non li faremo portare, perché deve finire questa stupida guerra e ricattare la gente che si ricordano dopo 5 anni che devono avere una dignità di avere un lavoro a Sant'Agata. Ma stiamo scherzando, 5 anni senza fare una giornata di lavoro, a 2 mesi dalle elezioni escono i soldi, escono non so da dove, anzi escono non lo sappiamo. Allora, la dignità di una persona non si vede solo nel momento delle votazioni, quindi questa storia deve finire. Noi vogliamo che tutti i cittadini di Sant'Agata siano in piena libertà di scegliere chi deve governare questo paese. In piena libertà. Adesso basta con queste cose, basta, ne abbiamo avuto troppo di queste cose. Quindi io chiedo a tutti e 3 i candidati sindaci di avere cordialità tra voi e di non usare questi metodi sbagliati. Io da parte mia sono convinto che Pina non ne userà di queste cose. Soprattutto è il potente del momento che fa queste cose, quindi diciamo basta a questo modo di fare politica. Io non mi voglio prolungare, quindi inizierei con la presentazione della nostra lista, una bella lista. Allora, iniziamo con Salvatore Iula. Grazie Salva! Lo conoscete tutti, è sempre in prima fila, anzi è stato sempre in seconda fila, la prima volta che si mette in prima fila, quindi un applauso di incoraggiamento a Salvatore. Allora, buonasera a tutti, questa è la prima volta che io mi candido, perché mi sono candidato? Perché ho visto che il mio paese anno per anno stava cadendo a pezzi, e allora io mi voglio mettere la faccia, perché io voglio stare a Sant'Agata, non ne voglio andare. Tutti mi conoscono a me, io ho portato per 18 anni le bombole e per 18 anni sono entrato nelle case dei santagatesi e tutti mi hanno apprezzato per quello che io, per l'impegno che ho messo per il mio lavoro e per l'impegno e per tutto quello che ho fatto. E allora io questo impegno e questa passione io la voglio mettere per il paese. Quindi io faccio un appello a tutti di votare la lista numero 3, Sant'Agata del cuore. Allora, poi seguiamo con
è il gioiello della, della lista. Dorothy Incarnato. Innanzitutto buonasera, questa è la prima volta per me e sono emozionatissima, quindi il discorso sicuramente non sarà finitissimo, anche per motivi familiari che ben sapete. Se venno qui stasera è perché ci sto mettendo tutto il mio impegno e soprattutto perché ci tengo davvero insieme agli altri a cambiare le cose. Io ho quasi 23 anni, sicuramente molti penseranno che sia troppo piccola per affrontare una situazione del genere e che ci vogliano persone più mature ed esperte, ma a quanto pare che ha rovinato il paese a molto più di 20 anni, quindi non è questione d'età, ma è solamente questione di avere buon senso e soprattutto senso del dovere e onestà soprattutto. E io credo che Pinatutolo sia l'emblema di questo, perché in 5 anni ha denunciato gli illeciti e tutto il malfatto dei nostri amministratori e quindi sono orgogliosa di fare lista e guidata da lei. Questo è il vero modo di fare politica, la politica piacevole, non solo fatta di corrotti, eccetera. E perché, come diceva Sandro Pettini, la politica bisogna farla con le mani pulite e se ci sono scandali e uomini di politica per fare i propri interessi, bisogna denunciare. E quello è ciò che ha fatto lei, quindi e questa è la mia idea di politica e basta. Bravo. Una donna di politica, ma sono come anche gli altri, credo, siamo dei semplici cittadini che cercano di fare qualcosa perché abbiamo davvero Sant'Agata nel cuore. E quindi abbiamo bisogno di esempi come lei che ci inculcano i veri valori come l'onestà, l'altruismo e la coerenza. Soprattutto è il coraggio di denunciare. Brava! Passiamo a un'altra donna, visto che ce ne sono tante in questa lista. Con onore, Cinzia Pugliese. Brava! Buonasera a tutti. Brava! Dunque, ho deciso di candidarmi con la lista Sant'Agata nel cuore. Anche io sono nuova ad affacciarmi al mondo della politica, ma perché io, come pochi ormai penso in Italia, sia a livello nazionale che a livello locale, siamo pochi ancora a credere nella politica come nel valore proprio ideale, nell'ideale politico. E quindi ho deciso di candidarmi con Sant'Agata nel cuore, accanto a Pina, perché il mio cuore poi mi ha portato qui a Sant'Agata, a vivere qui la mia vita. Allora, perché no? Metterci la faccia, mettersi in gioco, per cercare di migliorare questo paese, per far sì che possa rinascere. Perché vedere lo scempio ormai che c'è stato negli ultimi tempi fa male davvero al cuore. E allora mettiamoci tutti l'impegno e la faccia perché questo paese possa davvero rinascere tutti insieme. Marisa Locuso, Cirillo. Un grande onore e ricordiamo il grande lavoro che ha fatto suo fratello negli anni in cui è stato qui a parlare. Buonasera. Allora, io sono Marisa Cirillo, questa volta mi sono voluta impegnare personalmente in questa battaglia politica perché con Pina finalmente ho trovato una persona che ha fatto rinascere in me l'orgoglio di essere donna e di essere una cittadina santagatese. Brava, brava, brava.
della propria dignità, perché ultimamente la dignità sandacatese del cittadino è venuta a mancare. Io sono una che ha sempre lottato per i suoi diritti, però diritti che io ho sempre lottato per avere, e educatamente volevo sempre, ho sempre ringraziato, però ho voluto ringraziare per la mia educazione e non per sottomettermi a loro, come se mi avessero fatto un regalo, oppure sono emozionata, scusate. Però quindi cercherò di fare di tutto per appoggiare Pina e di sostenerla moralmente come più è possibile. Aiutateci. Allora, adesso l'altra donna, un po' emozionato perché ci tengo molto, mia cognata Donofrio Concetta. Salve, buonasera a tutti. Immagino che mi conosciate, sono Concetta Donofrio. Io vivo e risiedo qui a Sant'Agata da sempre. Ho costruito una mia famiglia ed ho due splendidi bambini. Ho pensato di inserirmi nel loro gruppo proprio una sera quando sono andata ad una loro riunione. È stato lì che ho capito i progetti che avevano e immediatamente sono stata coinvolta da loro. E sono ancora più convinta di essermi candidata con loro proprio per tutto il lavoro che hanno fatto in questi anni. Perché è proprio il lavoro che porterà a Sant'Agata ad essere ancora, a rinascere e a dare un'opportunità a tutti di poter vivere in maniera onesta e dignitosa nel nostro paese. Ed è per questo che vi ringrazio tutti anticipatamente, che forse anche voi vorrete appoggiare il nostro progetto votando Sant'Agata nel cuore. Grazie. Allora, un altro leader qua in mezzo, Alessandro Predella. Buonasera a tutti, non conoscete tutti, cioè, almeno spero. Tutti mi hanno chiesto come mai questa candidatura a Sant'Agata nel cuore e io gli ho risposto che purtroppo era l'unica alternativa a Sant'Agata in questo momento, anche se qualcuno potrebbe già definirmi forestiero perché sono stato 3 anni fuori da Sant'Agata non avendo avuto forse i privilegi che questi signori hanno dato a qualcuno che ora dice sta a Sant'Agata, vive a Sant'Agata. Io dopo 3 anni sono tornato a Sant'Agata con tanto orgoglio e determinazione, dove ci sono tutti i miei affetti. Spero comunque nella legalità e soprattutto nella libertà di questo paese, e solo Pinacutolo può portare avanti questi principi a Sant'Agata. E se anche voi credete in questa cosa, il 25 maggio votate lista numero 3 Sant'Agata nel cuore. Visto che ha parlato di lontananza Alessandro, cioè il numero 1 della lontananza, che è tornato qui, chi meglio di Franco Angiola può parlare di queste cose? Franco, vieni qua. Buonasera a tutti. Bravo! Fuori che qualcheduno, ma avete capito chi può essere. Diciamo, vi ringrazio della vostra presenza qua e se vi dico che io sono una lunga carriera. Sono 55 anni che vivo a Sant'Agata, che vengo a Sant'Agata, sono 9 anni che vivo definitivamente qua a Sant'Agata e praticamente ho una carriera di 45 anni di estero, è un po' pesantuccia,
però 55 anni fa, la prima volta che sono arrivato a cantare su questo mondo, me l'ha stato nel cuore. Nel cuore, Sant'Agata nel cuore. Mi emoziona ancora adesso. E vorrei che questi cittadini santagatesi, io come forestiere, ci tengo per Sant'Agata. Teneteci pure voi qualche virgola in più. Non pare che vi fate comandare da questi signori qua, perché mi hanno truffato 2.400 a me, che sono stato 45 anni all'estero. È un peccato, perché io prendo 1.100 euro di pensione al mese, sono due mesi e più. Poi direi a molti ragazzi di voi qua, che vi fate influenzare da queste persone qua sopra, che vi mandano a pagare, a lavorare ogni 5 anni, non so se voi mangiate solo, ogni 5 anni a Sant'Agata, se avete le famiglie molto forzose, molte persone che vi sostengono, però io quando sono arrivato a una certa età di 20 anni, 23 anni, penso che ognuno di noi deve prendere una sua strada, non vivere sulle spalle dei genitori. Però a Sant'Agata sono poco queste possibilità, però quei pochi che stanno vengono raccomandati da Dio, diciamo, va, senza fare altri nomi. Però io vorrei sapere, molti di questi proprietari che stanno a Sant'Agata, che dicono che a me il comune mi ha avuto a fare la strada, a me mi ha fatto questo, a me mi ha fatto quest'altro, ma quelli sono soldi nostri, noi che paghiamo di tasse, la fogna, l'acqua e le tasse sulle case che ci fanno pagare, non la fanno loro, la facciamo noi, dovete ringraziare a voi stessi cittadini, che ognuno di noi sborsi i soldi, non è il comune che vi viene a fare la strada per la campagna, sono i cittadini santagatesi stessi che sborsano questi soldi qua. In questo modo io non voglio prolungare, vi ringrazio di aver partecipato tutti quanti qua, là c'è l'ingegnere mio che mi ha fatto la casa mia, che mi hanno truffato domino, mi hanno fatto cacciare le pietre, di torno, perché io ce l'ho un peso, ce l'ho qua, io sono amici con tutti, saluto anche loro, non lo nego, li saluto anche loro, l'ho salutato fino a oggi e le continuerò a salutarli. Però non si fanno queste cose con la segretaria, Pietro Bo, la sopra, Franco Angiol, è uscito in due uffici, dice, ci deve portare una ricevuta, ci porta la ricevuta, poi mi deve portare la fattura, ci porta la fattura, ma a lei non gli tocca niente, ma insomma me lo potete dire pure 15 giorni fa, che appunto andò a pagare la ditta che mi ha fatto la casa, 400, quasi 500 euro ancora, per farmi fare questa fattura, io me li potevo risparmiare, no, dice non li tocca niente. Poi dice, l'abbiamo mandato una lettera, scusate se prolungo un po' su questo tema qua, dice che dovevamo venire a fare il sopralluogo, ma il sopralluogo potete fare ancora oggi, e mi date i soldi miei se è possibile, che vi ringrazio se me li date, perché mi fanno bene a me quei 2.400, e vi ringrazio a tutti di cuore, e forza Sant'Agata, nel cuore, ce l'ho qua, il cuore. Corrado Cancellaro. Buonasera a tutti. Allora, ci conosciamo anche noi da un po' di anni. Io appartengo a quella categoria che viene classificata come quella dei forestieri, però sto sempre qua, no? Ma battendo anche su di un punto, sulla stupidità di questa divisione tra cittadini residenti, tra santagatesi doc, tra forestieri, quando il paese vive anche e soprattutto in funzione dei forestieri, e poi quando parleremo del programma vi spiegherò perché, cioè non è il fatto di vivere qua che dà diritto a occuparsi della cosa pubblica, noi qua abbiamo degli immobili per i quali paghiamo l'IMU, la futura IUC, abbiamo delle aziende agricole sui fabbricati che a uso abitativo pagheremo le tasse, quando veniamo qui paghiamo per intero una TARSU, molti di noi stanno un mese, due mesi e pagano 12 dodicesimi, cioè un anno intero di TARSU, se andiamo a fare i conti noi forestieri paghiamo più tasse, considerato che poi i servizi sono prevalentemente a vostro favore, ma non è di questo che voglio parlare. Io voglio parlare del perché mi sono candidato ancora una volta. Guardate, non è facile
apro il mio cuore come un libro. Non è facile, dopo essere stato candidato sindaco, decidere di candidarsi come consigliere. Però 10 anni fa, quando mi sono candidato sindaco, non è che ho fatto una scelta solo di cuore, la testa l'avevo ancora sulle spalle, ma ero consapevole che su questo comune si era insediato un sistema malato, un sistema che era antidemocratico, un sistema dove il decisore politico non era stato eletto da nessuno e tuttora continua a decidere non essendo stato eletto da nessuno. E sono 10 anni che noi facciamo questa battaglia, no? E pare che fare questa battaglia sia poi un problema, sia una tara, no? È stato consigliere di minoranza e quindi chi si candida e poi non viene eletto e fa l'opposizione da solo, con pochi, cerca di dare il massimo, di fare quello che può, viene considerato poi un problema spesso. E guardate, questo invece è il vostro problema, il nostro problema, il problema dei Sant'Agatesi, quello di voler azzerare ogni volta le tornate elettorali, l'esperienza maturata. È un problema aver perso anche l'esperienza di Marchese. Marchese poteva essere invogliato, di Rocco Di Vito e di tutti gli altri che hanno fatto i consiglieri. Questo voler dire ogni 5 anni tutto nuovo, arrivano i giovani con gli stessi argomenti, guardate, preoccupanti, che utilizzava Sant'Agata verso il 2000, 15 anni fa. Sant'Agata verso il 2000 era una compagine prevalentemente di giovani, tranne 2 o 3 marpioni, il grosso erano i giovani sant'agatesi, e i risultati li abbiamo visti. E quali erano gli argomenti della campagna elettorale? È che il sindaco deve essere di Sant'Agata, devono vivere a Sant'Agata. E qual è l'unico argomento sinora che abbiamo percepito della terza, noi siamo noi la terza lista, ma consideriamo loro la terza lista perché loro si sono aggiunti a noi. Qual è l'argomento forte che utilizzano? L'argomento forte che utilizzano è che vivono tutti a Sant'Agata. Lo stesso argomento di 15 anni fa. Perché vi ho detto mi sono, sì, perché ho deciso di candidarmi? Un'altra volta una scelta di cuore, io non sopporto l'opportunismo, la furbizia e l'ingiustizia, e qui si stava commettendo una forte ingiustizia, perché non esiste che una persona che si è spesa per 5 anni vada trattata in quel modo, messa da parte, ma fuori da tutti i discorsi, la pretesa era fuori da tutti i discorsi. Questa è un'azione di killeraggio politico nei confronti di chi si è fatta carico di un lavoro enorme, ma quale smodata ambizione. Ma voi pensate che ci possa essere un'ambizione che possa farti far carico di una situazione del genere? Voi pensate che è facile salire su in consiglio, alzarsi e cantargliene 4, venire in piazza e fare denunce pubbliche, e scrivere agli organi competenti, e scrivere alle autorità, alla Corte dei Conti, e scrivere ai tribunali? Pensate che tutto questo sia facile solo per una smodata ambizione? C'è una passione di fondo, è la passione per la quale io oggi mi candido. So che rischio tantissimo perché non ho la famiglia, qui si fanno i conti, altro discorso che mi sta sulle scatole, questo discorso ogni 5 anni sorge il comitato, all'improvviso si siede e passano dagli ideali a fare i conti come i ragionieri sulle famiglie, e no, un po' di idealità ci vuole. Allora noi avevamo sempre detto, mi ricordo che fece il discorso qui di Pericle, famosissimo, che il servitore dello Stato deve essere una persona che ha dei meriti. E Pina Cutolo, volenti o nolente, pur con tutti i suoi difetti, tante volte abbiamo litigato, e duramente, ha più meriti di tutti gli altri. Bravo! Ma me è compreso! Me è compreso! E vi spiego perché. Quando io ho fatto opposizione, almeno i primi 2 anni in cui sono stato più attivo, io seguivo una strada di ricorsi, si chiamano così, gerarchici, no? Scrivevo all'Authority per i lavori pubblici, scrivevo alla Corte dei Conti, ho sollecitato un'ispezione ministeriale, è venuto un ispettore del Ministero per l'ammanco sui conti del terremoto, no? Però questa linea, che molti ritenevano soft, e mi criticavano perché era soft, era leggera, no? Diceva così tu non ottieni risultati, però sempre da soli, sempre da soli a fare opposizione, perché l'opposizione non piace a nessuno. Vedremo poi dopo le elezioni, voglio vedere dopo le elezioni chi farà opposizione, voglio vedere. Dicevano che la mia era una linea soft, molti volevano la linea dura, e oggettivamente quando qualcuno parla di guerra
La guerra non è che l'ha voluta né Pinacutolo e né il PD. Quando un'opposizione viene messa nell'angolo, quando il sistema si regge su svolgimento delle procure, ed è quello che è stato fatto, ma è stata una necessità, non è prassi, non è il nostro modo di intendere la politica, noi la vorremmo azzerare. Oggi un amico sul social network metteva una poesia di Paolo Scelio sulla necessità, su chi fa la guerra, c'è un tempo per la guerra e c'è un tempo per la pace, ma è giusto che c'è un tempo per la guerra e un tempo per la pace, ora è il momento della pace, è il momento di riunificare Sant'Agata. A noi dispiace fortissimamente questo discorso delle tre liste, ma anche qui siamo stati messi nell'angolo e l'abbiamo subiti, ma sappiamo che il primo dovere della politica è riunire. La prima parte del nostro programma è prima l'unione, solo la coesione da qualche chance di sviluppo a questo paese, non ce ne sono altre. E quindi quella unione che purtroppo, per colpa di tutti quanti, sarà venuta meno la comunicazione, non so che cosa sarà successo, no? È andata in tilt la comunicazione in quei mesi, però quell'unione dobbiamo cercarla dopo. Se ci darete la fiducia e vinceremo, non saremo noi soli a comandare. Abbiamo messo nel programma e lo manterremo, una delega su tre rimane a disposizione di chi di chi il gruppo della minoranza vuole collaborare con noi, ok? E perché sappiamo di rappresentare solo una parte, noi vogliamo far convergere tutti ma su di un programma. E quindi dicevo il merito è essenzialmente il suo, non può essere di... del candidato di cambiamenti. Il candidato di cambiamenti è stato scelto, lo sapete perché? Per la sua neutralità, ok? Quindi è neutrale, quindi innocuo, quindi per noi però non pervenuto, è un ignoto, cioè da un punto di vista politico è l'ignoto, noi non lo conosciamo, non sappiamo nella testa ancora che c'ha. Né Nicola Salvia, che per quanto lo consideriamo tutti un bravo ragazzo, si è inserito in un solco di un lavoro di 15 anni che ha prodotto veramente disastri, non solo nel tessuto sociale santagatese, ma anche a livello oramai di servizi, di indebitamento e le cose che sono emerse con appunto gli esposti e i ricorsi di Pinacutolo, quindi, ma come è fatto? Cioè, Nicola, ma che cosa ti è successo? Una scelta del genere veramente è incomprensibile. È chiaro che da parte dell'unico soggetto politico, decisore politico, è quello di cercare di vestire un corpo malato con una mente fissata al potere e solo alla perpetuazione, alla conservazione del potere con un vestito nuovo. Tu sei solo abito nuovo. Allora, questo non l'hai capito, o l'hai capito e speri di poter fare come Nicola Cristiano e Lorenzo Russo, perché se è così, guarda, è veramente una delusione. Però anche un'altra possibilità di non aver capito io, no? Ma le due sono queste. E quindi vi ho spiegato. Ora, è stato difficile per me accettare questa candidatura, però l'ho fatto per far coraggio in un momento di difficoltà superato. Ora vedo il gruppo lanciato alla grande, abbiamo già fatto una grossa impresa, ma sono sicuro che facciamo la seconda impresa, perché non è l'opposizione che si è spaccata, state attenti, è la maggioranza che si è spaccata, l'opposizione, siamo sempre stati noi! Sono i loro 900 voti che si sono divisi, forse in due, non lo so, 60 e 40, questo io non lo so, ma sono loro che si sono divisi. Noi ci siamo, quindi noi con i nostri 400 voti presi nel 2004, con uno slancio, se ci carichiamo, noi ce la facciamo, le vinciamo queste elezioni! Speriamo, io ci credo, io guarda, nel 2004 lo sapevo che perdevo. Qua ci credo, qua ci credo. Speriamo nella Riviera Romagnola, speriamo nel subappennino Dauno. Allora,
Passo la parola a Lino per la presentazione del viaggio italiano. Cino Magnisio, il nostro caro Cino. Buonasera, allora la prima esperienza in politica. Non credevo che era così la politica, ma io la faccio con il cuore e quindi mi sono messo in questa lista. Non si mantiene più di me. Ok, grazie. Allora, sono andato via da Sant'Agata 35 anni fa, sono stato in Veneto, ho assistito alla Lega quando hanno fatto casino, però non mi sono messo in mezzo, poi col mio lavoro non posso neanche essere, diciamo, strettamente estremista in politica. Poi sono stato, oltre a Venezia, a Roma 21 anni, quindi ho visto molti politici passarmi davanti, ho fatto anche da supporto alcune scorte, quindi ne ho viste di cotte e di crude. Ma sono stato sempre comunque lontano da queste cose. E poi sono venuto a Sant'Agata 4-5 anni fa, sono andato su al comune a chiedere la residenza. E mi hanno detto, ma tu che vuoi la residenza qua? Ho detto no, io non è che voglio la residenza, io me la riprendo dopo 35 anni, perché sono stanati. E questa è la prima cosa. Però cena cena, ho visto che le cose non andavano granché bene, perché avevo un problema. A casa sono andato su a parlare con il sindaco, ha già visto la porta, ha scritto sindaco, io tu su l'ente, mi hanno detto dove è? Dal sindaco c'è un problema, no, la porta non è questa, è quell'altra. Bravo. Scusate, no, io queste cose le devo dire perché sono sincero, ha detto ah, così funziona qua, non so, io a Venezia non funzionavo così, manca a Roma, cioè sono andato al Campidoglio, cioè, vabbò. E quindi ho cominciato pure io a fare questa trafila, però dopo un po' mi sono scoraggiato e ho detto vabbè, mo prima si riesca a raggiare sulle cose. Vabbè, poi andiamo un po' sul dunque. Allora io c'è stato, mi pare un anno fa più o meno, sono arrivate delle bollette astronomiche di acqua. Una vecchiaretta vicino a casa si è ammalata 3 euro da l'urietto. Mi fai ricordo se 3.000-4.000 euro, se non sbagliate, ma quella vecchiaretta muoveva, l'ha già avuto aiutare. Stamattina sono passato da questa vecchietta e gli ho detto, senti, io mi sono candidato. Dice, ma che vuole un voto? No, non voglio un voto. Non voglio un voto. Tutti devono essere liberi di votare chi volete. Dovete scegliere voi con il cuore. Ma non il cuore, a parte il simbolo nostro, la lista 3, ma con il cuore dovete scegliere chi votare. Io pensavo di mettere su internet, ma ora ve lo dico, già ve lo anticipo, volesse portare meno 3 cartelloni, cioè tutte e 3 le liste, per dire alla gente salutatemi, perché parecchio non mi salutano più. Allora io dico, oh, sono 3 liste, salutatemi, cioè non è che mi ha fallito qua. Vabbè, al di là di questo, ho chiesto alla vecchietta stamattina, dico, ma che mi consigli? Cosa devo fare? Io stasera qualcosa devo dire, perché mi sono candidato. E la vecchietta mi ha detto, figlio mio, non parlare malamente di nessuno, perché ti vorranno tutti bene se non parli male di nessuno. Io sono rimasto un po' così, ma io oggi la presentazione della lista, vi dirò il motivo pure perché io sto qui, e quindi non voglio massacrare nessuno, ma il mio massacro sarà comunque prossimamente nel comizio sincero, perché le cose che ho valutato io, anche per il lavoro che faccio, perché non è che posso dire una cosa e non è vera, quindi devo prima appurare bene le cose e poi parlare, esprimere. E quando c'è la verità non bisogna avere paura di nessuno, quando c'è la verità e nessuno che può dire niente. E infatti poi pensavo questa cosa di Pinacutolo, a parte le case che siamo vicini alle persone e c'è comunque quelle famose case lì che hanno aggredito totalmente, non la persona che ha fatto tutto questo, ma chi ha denunciato, vabbè, c'è questa abitudine di massacrare sempre chi denuncia, ma su questo parleremo poi più là, perché so che ci sarà un rimborso per le famiglie, ma affronteremo il discorso più avanti. Allora dicevo, io mi sono candidato qui in questa lista perché amo il paese, il mio paese, e l'ho visto andare a fondo proprio, in un colabrodo proprio, sempre peggio, sempre peggio. Sono molto vicino agli anziani, mi dispiace molto degli anziani, e quindi li vado a trovare, se posso aiutare, aiuto. Io ho visto una vecchietta nel prossimo urlo, e sarà molto pesante,
su una vecchietta che è morta purtroppo perché aveva l'acqua dentro casa, aveva delle infiltrazioni, abitava due strade qui sopra la piazza, se ne è avuta lo spirito e poi dopo lo spirito se la sopporterà a Torino e poi è morta. È morta col desiderio di tornare a casa sua, ma purtroppo non è tornata più. Questa è una nota dolente, ma ce ne sono tante altre. Quindi dicevo, perché mi sono candidato, e poi chiudo qui il discorso, perché oggi appunto è la presentazione. Allora io mi sono trovato circa un anno fa a leggere delle carte in tribunale per motivi di lavoro e mi sono trovato innanzi una cosa del Pinacutolo, lei neanche lo sa, non gliel'ho detto. Ha detto, ma questa chi non fece fare? Per fare tutto sto corso. L'ho ammirata per quello, per questo coraggio. Poi ho avuto modo di conoscere, quindi ci conosciamo da poco, da un annetto, e quindi ho scelto di candidarmi e la vorrei come sindaco perché sono vicino alle cose giuste, anche per il mio lavoro, e credo che lei sia nella strada giusta, quindi nella legalità e quindi nella giustizia, perché Pinacutolo ho avuto modo di appurare, lei quando è convinta delle cose va avanti, perché poi alla fine non fece bene per tutti noi, per tutto il paese. Allora chiudo il discorso facendo una piccola battuta. Ho visto che da una parte l'attuale amministrazione c'è un russo che dovrebbe uscire fuori, dall'altra parte c'è un altro movimento nuovo, cambiamento, meno male che la gente si è svegliata, e c'è un altro russo che vuole entrare. Allora un russo vuole sì, un russo vuole entrare sì. Allora tra i due litiganti il terzo gode, Pinacutolo sindaco. E per ultimo, ma non per ultimo, come consigliere Tonino Soldo, un grande amico, un grande rientro. Buonasera a tutti. E scusatemi se li chiamo amici e compagni, e scusatemi che è un termine che è un po' caduto in disuso, ma non per questo, anche per caratterizzare dal punto di vista politico la lista, o almeno io mi sento così e dichiaro quello che sono. Molti di voi, i più anziani, si ricordano, io sono stato un vecchio amministratore, ma ho amministrato circa la bontà di 20 anni fa, all'incirca, forse qualcosa in più, qualcosa in meno. 20 anni fa, che l'ultima amministrazione me non c'ero, quindi 15 e 5, 20 fanno un po'. Dicevo, vengo da lontano, perché mi trovo qua? Questo è un bel problema. Anch'io sono convinto e consapevole di un problema di fondo, che da questa elezione, insieme a qualcun altro come me, potremmo uscirne con le ossa rotte. Ma l'importante è esserne le ossa rotte noi come candidati, attenzione, ne sono consapevole, accetto e vado avanti, nel senso che io sono stato sempre residente, per cui ho sempre votato qua, non ho problemi a dirlo, tutti quanti lo sanno, mi sono interessato in un casino di cose, il mio lavoro mi porta a fare tante cose, però questo degrado del paese negli ultimi tempi, negli ultimi 15-20 anni, scusate, è inarrestabile. Man mano che andiamo avanti il paese perde le energie fresche che sono i giovani che se ne vanno, e a me fa molto piacere, boh, al di là che ci sono tanti bei giovani, tante belle ragazze e ragazzi nella nostra lista, ma anche che ci siano le altre con la speranza che portano qualcosa di diverso. E questo elemento mi induce a fare una riflessione, perché le parole più utilizzate in questa fase sono due: innovazione e cambiamento. Che significano queste due parole? Cambiamento che significa? Significa cambiare da quello che era prima a quello che era dopo. Ma come? In che modo? Che cosa? Se cambiare per cambiare non serve a niente, tanto male si tengono quelli che stavano. Scusatemi. Innovazione che significa? Che metto le facce nuove e ho innovato la lista? Ho cambiato la lista? No, non serve. Perché io credo che è bene che questi ragazzi si affaccino alla politica, ma che si affaccino alla politica non solo per fare l'elezione, per prendersi il voto, ma continuano anche successivamente, perché qua purtroppo accade sempre che
ci fa il momento, lo diceva bene Corrado, ci fa il momento, finita la cosa, finita la musica, poi ci vediamo fra 5 anni con altri giovani che si presentano, che cercano di lanciarsi all'avventura. Ecco perché io una parola di incoraggiamento ai nostri giovani la devo dire, forza che insieme ce la possiamo fare. È vero, è una lista nostra ben amalgamata, nel senso che ci sono i giovani e c'è qualche anziano che ha un po' di esperienza. Con questo non è che gli anziani devono comandarvi, attenzione, dichiaro già adesso che non sono disponibile a nessun incarico, per caso mai dovessi essere, non sono disponibile a nessun incarico. Il mio contributo è quello di idee, di passione e di amore per questo paese. Ciao Antonio! Perché per chi mi conosce sa perfettamente tutte le battaglie, però una cosa me la faccia fare sulla centrale a biomasse, perché molti, tutti voi sapete che io sono stato insieme a Pin, a Corrado e a altri, quello che ha fatto la battaglia contro, io dico sempre per la mia storia, dico che faccio le battaglie contro i mulini a vento, nel senso che purtroppo poi alla fine risulto sempre perdente, però lo dobbiamo dire. Allora, questa storia è la più grande cavolata, la più grande baggianata che questo comune possa aver fatto. Quello di averle autorizzati. Non autorizzati loro il progetto, ma autorizzati a insediarsi nel nostro comune. È la più grande cavolata, perché oggi ci mette nelle condizioni di avere pochi elementi e pochi strumenti per bloccarla. Perché questi signori che colonizzano questi territori sanno perfettamente che una volta che hanno avuto il progetto li hanno approvato, poi se tu ti vuoi tirare indietro ti costano milioni e milioni di euro e credo che questo comune non possa permetterselo, ma ciò non toglie che qualora noi dovessimo vincere come vinceremo metteremo i bastoni tra le ruote alla Agri 3, non proveremo a dimenticare, proveremo, metteremo in atto tutti i possibili strumenti che possano impedire, rallentare, controllare, perché il problema è di controllo. Ricordate che una delle cose che devono fare questi signori, devono fare un'analisi epidemiologica dei comuni Sant'Agata, del Gede, Candelaria, per vedere quali sono le malattie che vivono, che ci sono in questi comuni, che ci sono state, che ci sono. Perché successivamente noi potremo verificare se quella centrale, insieme a quella che sta accanto, avrà portato un aumento di malattie. Lo devono fare, lo vorremmo vedere, deve essere pubblico. Non sono documenti che loro devono tenersi nascosti, li dobbiamo conoscere. Come conoscere è anche questo, l'albo dei tumori, il famoso albo dei tumori, che ancora non c'è e che purtroppo di cui ne parlano sempre ma non lo fanno mai, e questo è un altro degli elementi di cui non terremo conto, o almeno io anche da fuori, anche se non sarò eletto, come non sarò eletto, io, non voi, noi vinciamo, va bene? Continuerò insieme a voi queste battaglie, che sono le battaglie di civiltà, le battaglie per poter portare questo paese a cominciare un futuro. Perché un'altra Sant'Agata è possibile, un futuro questo paese lo può avere solamente se ci mettiamo testa, idee e lavoro, tutti quanti insieme. Anche perché è giunto il momento, perché voi non lo sapete, io ho scoperto che questo paese ha una malattia gravissima. Il nome della malattia la riprendo da Facebook, non è mio, non l'ho trovato. Allora, una malattia che si è infiltrata in questo paese da 15 anni. Da 15 anni che, e mano a mano che passa il tempo e non si riescono a trovare gli strumenti per eliminarla. Questa malattia si chiama la bovite. Per cui, come possiamo eliminarla noi? Ve lo dico, il termine non è coniato da me. Come la possiamo eliminare? Abbiamo un antidoto. Per il 25 maggio votate tutti quanti la lista numero 3, candidato Sant'Agata nel suo candidato sindaco Pina Cupola. Bravo! 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 Allora, Pina, ho avuto un'idea. Visto che vogliamo cambiare la politica di questo paese, perché non fare un confronto con tutti e tre i candidati sindaci?
Siete d'accordo? In pubblica piazza, con un moderatore che non sia di parte di nessuno dei tre, farlo in piazza per vedere cosa dicono, cosa pensano di fare di questo paese. Tutti e tre i cambiati sindaci. Siete d'accordo? Allora, lunedì facciamo le raccomandate sia a Nicola La Salvia sia a Gino Rosso e vediamo se si riesce a fare questa cosa. Il confronto di tutti e tre i sindaci. Cambiamo un po' la generazione della politica a Sant'Agata. Allora, adesso passo la parola al mio sindaco, Pino Cutolo. Cari amici, mi sono emozionata a sentirvi parlare uno dopo l'altro con estrema sincerità e anche con grande disinvoltura. Per quasi tutti è la prima volta forse che parlavano in pubblico o che comunque parlavano di contenuti politici in pubblico. Devo dire che se la sono cavata alla grande, ma questo non avviene per caso. Quando ci sono contenuti, quando ci si è alimentati in famiglie dove le idee sono passate di generazione in generazione, quando l'osservazione del contesto ha portato alla conclusione che così non si può andare avanti, c'è una spinta interiore che ti spinge a fare qualcosa, che ti costringe quasi a dare il tuo contributo. Perché se noi non ci cimentiamo in prima persona, noi gente per bene, noi gente onesta, noi che crediamo nelle regole e nella legalità, sapete cosa facciamo? Se noi ci giriamo indietro e rimaniamo alla finestra, facciamo il gioco dei faccendieri, facciamo il gioco delle persone spregiudicate che invece si fanno avanti perché sono spinti da interessi e da ambizioni personali, perché non hanno nessun amore vero per il territorio, per questo paese, per questa gente vilipesa da 15 anni in maniera oscena, scandalosa, privata del diritto di parlare, di interloquire, di esprimere il proprio pensiero, schiavizzata, perché quelli che vanno alla forestale sono trattati come schiavi. Io ti prendo oggi, ti mando per 30 giorni e poi se fai il bravo fai i rimanenti 22 per assicurarti quel po' di disoccupazione e il pagamento. Cioè, si può arrivare a tanto dopo 5 anni in cui non solo non si è creato un posto di lavoro, ma se ne sono persi tanti, i lavori a tempo pieno sono diventati part-time, la società di servizi è stata smantellata, i vari dipendenti sono stati ceduti con dei contratti pilotati e coatti alla società Manna, che si occupa dei rifiuti. 180.000 euro all'anno. Non parliamo di cifre perché non vorrei essere troppo tecnica, ho appena esaminato il resoconto del 1.800.000 di debiti della pubblica amministrazione, il decreto sblocca debiti, che loro si sono trovati in tasca all'improvviso perché purtroppo c'è stato questo provvedimento che voleva andare incontro ai bisogni degli imprenditori e dei professionisti che avevano espletato dei lavori e che avevano il diritto di essere pagati. Bene, loro che avevano nel cassetto fatture dell'acquedotto pugliese per 250.000 euro, loro che avevano nel cassetto fatture di un paio di giovani professionisti ingegneri che per anni hanno lavorato per loro, poi sono stati trombati e quindi non potendo più aspirare a commissioni e a progettazioni sono passati da un'altra parte, ma vi assicuro sono cifre consistenti, per uno addirittura 95.000 euro, cioè qui in questo paese si è utilizzata la risorsa pubblica, la cosa pubblica, per perpetuare il potere, quinquennio dopo quinquennio. Quel denaro che è nostro, che ci spetta, che viene dalle esosissime tasse che ci hanno imposto in questi anni, nonostante gli introiti esorbitanti dell'eolico, mentre in altri paesi dei dintorni, come tutti sapete, la stessa Candela
ha addirittura creato un fondo di solidarietà per le persone bisognose, per le persone disoccupate. In questo paese le persone bisognose non sono state considerate, sono state considerate alla stregua dei proprietari terrieri che sono stati chiamati alla forestale, gente con decine, centinaia di ettari di terreni che non hanno avuto la dignità e il pudore, dico il pudore, di accettare i 30 giorni alla forestale. Ma voi vi rendete conto in che paese siamo? Come hanno deturpato le coscienze di questo paese? Che cosa possiamo fare più noi altri che abbiamo denunciato, ripetuto, e per denuncia intendo informato, comunicato, messo al corrente di tutto quello che stava accadendo via via negli anni in maniera instancabile, anche se qualcuno diceva: ma chi tu fece fare? Ma tu stivi tanto buono, ho fatto tu stivi a Foggia, sei venuto a rompere le scatole, ti potevi fare i fatti tuoi. Ma vi siete chiesti perché una persona arriva a tanto, a rimetterci in solido, non solo per pagare gli avvocati, ma anche per fare un po' di cultura, di informazione in questo paese? Voglio ricordare ai tanti che mi hanno seguita che abbiamo organizzato convegni, abbiamo invitato personaggi di alto spessore, abbiamo curato e pubblicato dei libri, abbiamo acquistato e distribuito, perché io credo che non ci sia altro modo per cambiare le sorti di questo paese che generare la consapevolezza dei propri diritti nell'opinione pubblica. Non c'è un altro sistema di fare politica. Al di là delle facili demonizzazioni della politica che i cosiddetti cambiatori dell'ultima ora, che sono usciti fuori all'ultimo momento, hanno deciso con la loro politica assembleare di essere l'altra opposizione, poi hanno chiamato l'unto del Signore, a 3 mesi dalle elezioni è sceso dall'alto colui che era rimasto sempre alla finestra, che però mi diceva: ma io vengo sempre a sentire i tuoi comizi. Non abbiamo mai sentito una parola di dissenso, una sola parola, come dire, presa di distanze da questi amministratori. Ma è chiaro, non lo poteva fare, perché fino a 5 anni fa la consorte sosteneva e affiancava l'amministrazione cristiana, e non nella funzione di semplice consigliere, ma di assessore in giunta. Io mi chiedo con quale coraggio questi vanno a chiedere i voti alle stesse persone a cui chiedevano il voto 10-15 anni fa, in virtù del fatto che stavano nella lista Bove. Adesso tutto un tratto si dichiarano schifati, indispettiti, irritati. Devono addirittura, dicono la cittadinanza, noi dobbiamo essere risarciti di questi 15 anni di scempio che ci hanno regalato. E con che coraggio questi gattopardeschi cambiatori, che sono stati in un silenzio assordante mentre io mi dimenavo nelle varie anticamere di prefetti, corte dei conti, eccetera eccetera, no? Vi risparmio, e anche nelle anticamere di questo comune ho passato le giornate, l'ostruzionismo più bieco, più becero, perché io non dovevo accedere alle carte. E fino ad oggi, se chiedo un documento, devono passare i 30 giorni, non me lo danno prima, non c'è verso, perché io devo essere messa nelle condizioni di rendermi conto che sono un fastidio, che tanto la mia azione è inutile, che tanto loro sono rimasti lì per 5 anni. In realtà è vero che sono rimasti lì per 5 anni, ma io la mia vittoria l'ho già ottenuta, la prima vittoria. La seconda vittoria l'avremo il 26 maggio, ma la mia prima vittoria è vedere la lista con la testa di legno Nicola La Salvia e tutta gente nuova. Perché? Perché chiaramente gli impresentabili Bove li aveva trombati, perché non poteva assolutamente ripresentare gente imputata
in un processo che, se si fossero presentati gli imputati alle ultime udienze, sarebbe già concluso. Ahimè, lo sapete, le lungaggini della magistratura. Quindi immaginate, se noi avessimo avuto questa sentenza prima delle elezioni, hanno fatto di tutto per dilazionarla, perché le cose si sa come vanno. Gli avvocati, proroghe varie, difetti di notifica, certificati medici, eccetera. Ma non dubitate, è questione di 2-3 mesi, siamo ormai alla stretta finale. Allora, come poteva ripresentare Cristiano, Russo, Palazzo e compagnia bella, tutti gli amministratori imputati? Però io ho un forte sospetto, li vedo troppo elettrizzati, darsi da fare, andare per casa a fare propaganda elettorale in favore di La Salvia. Ho il sospetto che dietro questa lista faccia sempre capolino il solito regista, quello che 5 anni fa chiamavamo l'allenatore della squadra. E ho il vago sospetto che insieme a lui facciano capolino i soliti ceffi che conosciamo bene e che certo non rinunciano alle loro poltrone. Voi ve lo immaginate Cristiano fare il semplice funzionario della ASL? Credo che sia funzionario, voi non lo so, dirigente. Assolutamente no, questa è gente che non molla la poltrona. Io non capisco, non so quali accordi segreti ci siano al loro interno. In ogni caso, abbiamo sparigliato i giochi, sia perché non hanno nessuna chance, perché la popolazione li ha ormai schedati, li ha ormai etichettati. Sono quelli che io chiamerei i cannibali del nostro territorio. Ce l'hanno divorato, l'hanno svenduto, l'hanno scempiato e non ci hanno restituito nulla. Quantomeno avremmo dovuto avere un minimo di servizi in più, nulla di tutto questo. Io stasera ho preso coscienza ancora di più, se ce ne fosse bisogno, di quanto sia bella, pulita, onesta e significativa questa lista, di quanto noi parliamo la stessa lingua. È stato corale il discorso dei candidati di stasera, è stato veramente all'unisono e io ne sono orgogliosa, perché loro si sono riconosciuti nelle mie battaglie. E non è facile, perché queste battaglie non sono battaglie semplici, perché a volte possono essere anche impopolari. E quando sento questa gente per bene, che poteva vivere tranquilla nelle proprie case, e che dice: io sono a fianco di Pinacutolo perché solo lei, quella che può additare una nuova strada, io mi sento orgogliosa. E qualunque cosa... Hanno fatto le due liste, ci vedo. Qualunque cosa accada, noi non avremo sicuramente nulla da rimproverarci. Noi non avremo nulla da rimproverarci perché noi siamo quelli che la politica la rispettano. Siamo quelli che della politica non fanno uno strumento del proprio arricchimento e vantaggio personale. Siamo quelli che non vanno al potere per farsi mettere le pale nei propri terreni e ricavarci la bellezza di 725.000 euro in 20 anni. O di 450.000, perché se sei vice sindaco è un conto, se sei un semplice assessore è un altro. Noi non siamo quelli che accolgono nelle proprie file i cambiatori di casacca. Brava, brava, brava! Nella nostra lista non si potrà dire che abbiamo accolto ex assessori compromessi con il potere attuale e ai quali forse non sono state fatte tutte le concessioni promesse e che irritati e indispettiti hanno girato le spalle e se ne sono andati nell'altra lista, quella dei cambiatori. Noi non siamo di questo genere, noi abbiamo profondo rispetto della cittadinanza. Questo significa fare politica,
senso di responsabilità, perché chi fa politica ed è in primo piano deve essere particolarmente corretto, perché rappresenta in quel momento le istituzioni. A lui, a chi fa politica e rappresenta una cittadinanza, si chiede maggiore rigore, si chiede maggiore onestà, si chiede maggiore correttezza. Tutto questo in questo paese è stato disatteso, vilipeso, non ha significato niente. Io sono fiera di fare politica, che ne dicano quelli che hanno messo nel loro statuto fuori i politici, era il modo migliore per liberarsi di Pinatutolo, ma mi dispiace, noi abbiamo le spalle larghe, noi siamo capaci di affrontare anche questa sfida tracotante degli innovatori dell'ultima ora, che pensavano di arrivare, sbaragliare tutti quelli che in qualche modo potevano essere d'ostacolo e insediarsi come i veri oppositori, coloro che avrebbero dato una chance, un'alternativa al paese. E questa è gente che già per il modo in cui si è imposta nella scena politica va giudicata per quello che è. E gente, scusatemi stasera, sono molto bene. È gente che compare sulla scena politica per mera ambizione personale o per favorire gli interessi di qualche imprenditore, di qualche professionista, di chi evidentemente vuole prendere il posto di chi c'è adesso per usare gli stessi metodi di chi c'è adesso. Noi invece, che abbiamo innanzitutto perseguito e perseguiremo l'interesse di questo paese, e se ho fatto tanto nell'opposizione, immaginate cosa possiamo fare noi quando andremo a votare. Brava! Brava! Abbiamo concordato un programma che davvero può essere innanzitutto fattibile, un programma che ha delle priorità e non potevano essere che quelle che hanno improntato questi 5 anni di attività. Prima di tutto, chiaramente, legalità e trasparenza, non vuote parole. Trasparenza significa fare i consigli comunali di pomeriggio e di sera. Brava! Brava! E farli procedere da preconsigli, soprattutto quando si devono prendere decisioni decisive per il paese, fondamentali per il paese, gravi per il paese, e non farle calare sulla testa dei poveri cittadini ignari come la terribile turpe centrale a biomasse, come le 150 pare con cui ci hanno crocifisso il territorio. Legalità significa che chi ha il dovere e ha anche la responsabilità di guidare il paese deve fare del rispetto della norma il proprio habitus mentale. Non è possibile oggi applicarla e domani no. Mai nessun provvedimento sarà preso in favore del singolo e a danno della collettività, quello che è stato fatto in questi 5 anni. E poi quale può essere la nostra priorità? L'efficienza. Badate che è importante un'amministrazione efficiente e competente. Prima di tutto razionalizzazione della spesa, dirigenti competenti e non di nomina sindacale ma reclutati per le loro competenze. E poi ve lo voglio dire, c'è un primo provvedimento che io ritengo bisogna fare d'urgenza, proprio Magnisio me l'ha ricordato: abolire quella deprecabile determina che ha vietato, che ha abolito il risarcimento dei danni da infiltrazioni alle abitazioni. Brava! È una cosa oscena. Un provvedimento fatto ad arte, perché le strade sono venute prima delle case. Chi vi ha detto di andare a fare le case sotto le strade? Ma qui siamo al delirio, le nostre case sono tutte così con le grotte, perché questo è un paese speciale, perché è un paese particolare,
non a caso è un paese bandiera arancione e noi dobbiamo essere degni di questa bandiera arancione, la dobbiamo rinverdire perché oggi davvero non ci sono più le condizioni per poter dire che noi siamo un paese vivibile dove la qualità della vita è alta, non è più così. Allora, nel nostro programma abbiamo anche dato molto spazio all'equità sociale, ai servizi sociali, quelli che nel tempo sono venuti meno, sono stati azzerati del tutto. È un programma denso di iniziative, ma sempre tenendo presente che deve essere concreto, deve essere realizzabile e bisogna tenere la barra dritta. Noi non abbiamo la pretesa di insegnare niente a nessuno. Crediamo di essere stati un modello che non significa perfezione. Abbiamo additato un altro modo di condurre la cosa pubblica, di amministrare la cosa pubblica. Molti hanno creduto che questo sia l'unico modo possibile, molti continuano a crederlo. Noi siamo qui con la nostra energia, la nostra passione, il nostro entusiasmo, la fermezza che ci contraddistingue e soprattutto con la serenità di chi sa di aver condotto una battaglia giusta, di aver speso le proprie energie nel modo migliore possibile, di non avere quasi nulla da rimproverarsi. La squadra che abbiamo creato e che abbiamo messo in piedi sarà degna della vostra fiducia, del vostro voto e del vostro appoggio. Auguri a tutti.